Buongiorno a tutti. Oggi ci divertiamo riparando questa lampada posteriore per freni auto a LED e in particolar modo passeremo dal circuito allo schema elettrico e faremo anche una diagnosi testando tutti i componenti elettronici. Coglieremo l'occasione anche per parlare di resistenze per CAN bus, queste sconosciute. Io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Venite con me. Un mio caro amico mi chiede di riparare la sua barra LED della sua vecchia auto che deve affrontare la revisione. Trattandosi di una vecchia auto, mi chiede anche di effettuare la riparazione in economia e anche con una certa urgenza, vista la scadenza imminente. Questa barra è composta da tre LED ad alta luminosità in serie. Andiamo a vedere come effettuare la diagnosi e come andare a riparare. Una volta alimentata con una tensione da 13 volt attraverso il connettore di alimentazione, questa barra LED non dà nessun segno di vita. Prima di effettuare una diagnosi, cerchiamo di capire il percorso della corrente elettrica. La tensione 12 volt entra dal connettore principale, passa attraverso due resistenze da 0 ohm, che sono una sorta di fusibile, per poi arrivare a un diodo raddrizzatore abbinato ad un piccolo condensatore di filtro. Successivamente troviamo due resistenze in parallelo da 62 ohm, equivalenti a 30, che vanno ad alimentare il primo diodo LED. Da qui il segnale riparte e altre due resistenze da 62 ohm in parallelo alimentano il secondo diodo e da quest'ultimo, attraverso altre due resistenze in parallelo, si alimenta il terzo diodo. Al termine troviamo altre due resistenze in parallelo che ritornano alla massa. E facciamo un po' di reverse engineering e andiamo a disegnare lo schema elettrico di questo modulo. Possiamo osservare sulla destra le varie resistenze da 62 ohm in parallelo per ciascun LED, e il diodo e il condensatore di filtro. Dallo schema elettrico notiamo che ci sono altre due resistenze in parallelo da 2 kΩ collegate in parallelo ai 12 volt di alimentazione. Queste due resistenze in parallelo, impropriamente spesso denominate per il CAN bus, introducono una corrente parassita aggiuntiva all'assorbimento dei LED, pari a 13 volt diviso 1 kΩ, la resistenza risultante dal parallelo. Una corrente parassita di 13 mA. Questa corrente aggiuntiva parassita serve per allineare la corrente globalmente assorbita da questa lampada LED al parametro di corrente previsto per quella lampada dal produttore della centralina auto. Queste centraline, infatti, in caso di corrente difforme, mandano un segnale di errore sul cruscotto del pannello comandi per segnalare un'anomalia. Facciamo un esempio pratico. Se la centralina prevede per questa lampada una corrente di 100 mA e i LED da soli ne assorbano 87, sarà necessario integrare con una corrente parassita di 13 mA data appunto da queste due resistenze in parallelo. In questo modo la centralina darà il benestare all'assorbimento di corrente e il produttore del faro avrà adeguato quest'ultimo a quella specifica centralina. Per adeguarsi ad un altro modello d'auto basterà aggiornare queste resistenze. Questi calcoli devono essere effettuati ogni qualvolta si sostituiscono le lampadine ad incandescenza con delle lampadine a LED, per calcolare la resistenza da aggiungere in parallelo al faro a LED qualora qualche centralina troppo zelante segnali questa anomalia sui fari. Queste resistenze possono essere aggiunte successivamente calcolando accuratamente il wattaggio ed il valore in ohm. Facciamo un altro esempio pratico. Per passare da una lampada alogena da 55 watt ad una lampada LED da 20 watt, nel caso abbiate una centralina per così dire schizzinosa, dovremo ingannarla aggiungendo una potenza parassita di 25 watt, che
che diviso 13 volt dell'alimentazione danno 1,9 ampere. Dividendo i 13 volt per questi ampere otteniamo una resistenza da 6,8 ohm con una potenza necessaria di 26 watt. Queste resistenze con diversi valori sono vendute già corazzate e complete di morsetti ruba corrente per collegarli direttamente ai cavi della vostra lampada a LED. Una volta chiarita la funzione di queste quindi due resistenze che ho impropriamente e volutamente indicato come CAN bus, a questo punto che conosciamo tutto lo schema elettrico possiamo andare ad effettuare una corretta diagnosi. Tester di continuità alla mano, andiamo a testare la continuità delle due resistenze fusibili iniziali da 0 ohm. Entrambe risultano in conduzione e quindi perfettamente sane. Andiamo anche a controllare le due resistenze cosiddette di CAN bus, che non siano in cortocircuito o aperte. Pur essendo da 2 kilo ohm, risulta una resistenza da 1 kilo ohm perché sono poste in parallelo. A questo punto controlliamo la giunzione del diodo di raddrizzamento, che serve per proteggere tutto il circuito in caso di inversione di polarità sul connettore. Abbiamo 595 mV, la classica giunzione di un diodo. Con questo stesso multimetro andiamo a misurare la capacità del condensatore di filtro posto a valle del diodo. Risulta una capacità di 323 nanofarad, che direi apparentemente corretta. Proseguiamo sul nostro tragitto e andiamo a misurare le resistenze di polarizzazione dei LED date da due resistori da 62 ohm posti in parallelo, in modo da dimezzare la potenza dissipata da ciascuna. E anche qui, come c'era da aspettarsi, risulta una resistenza di 31 ohm data dal parallelo delle due resistenze. A questo punto appare chiaro che i sospetti sono uno di questi tre LED posti in serie. Essendo in serie, il difetto dell'uno non farà accendere tutti gli altri e la lampada non si illuminerà affatto. Tester sulla portata DOD, andiamo a controllare i 4 pin di questo LED. Tre dei 4 pin sono collegati tra loro. Si tratta infatti di un diodo LED ad alta luminosità a 2 volt 50 mA. All'interno troviamo tre diodi con catodo comune e anodi separati che però vengono ricollegati dal circuito stampato. Come sempre in questi casi, inverto i terminali per verificare la giunzione. Abbiamo il LED che si accende con una giunzione di 1,7 volt, quindi questo LED è funzionante. Andiamo a verificare gli altri due. Vi ricordo che non tutti i tester sono in grado di far accendere i diodi LED. Il secondo LED risulta aperto. E passiamo anche al terzo. E anche quest'ultimo risulta aperto. Quindi abbiamo due LED guasti su tre che impediscono anche l'accensione del primo. A questo punto andiamo a dissaldare questi due LED difettosi dal supporto PCB con l'aiuto di una piastra dissaldante per componenti SMD che è stata oggetto di un mio video precedente che vi invito ad andare a vedere, di cui metterò il link qui in alto a destra. Accendo la mia piastra per componenti SMD e vado a mettere sopra il mio PCB dal lato privo di componenti. Nel giro di 60 secondi questa piastra riesce a raggiungere i 200 gradi, temperatura più che sufficiente per dissaldare questi componenti SMD. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento di supportarmi mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Una volta rimossi entrambi questi due LED difettosi, andiamo a cercare dei sostituti. Come già visto, questi diodi 3528 sono ad alta luminosità disponibili su AliExpress, venduti in un lotto da 10 pezzi ad un costo di 3,79 euro, ma non posso aspettare 4 settimane per la consegna. Decido pertanto di rimpiazzare questi LED con un comunissimo 3528 di colore rosso.
Vi ricordo che il codice di un LED SMD è dato dalle dimensioni in millimetri, dalla lunghezza per la larghezza. Quindi un 3528 è 3,5 mm per 2,8 di larghezza. Trovo un valido sostituto in questo 3528 ordinario presente su questa striscia LED di colore rosso per illuminazioni natalizie. Questa striscia LED è ricoperta in silicone, è composta da moduli LED a 12 V collegati in parallelo tra loro. Su ciascun modulo abbiamo una resistenza e tre LED SMD. Con una tecnica particolare andiamo a prelevare due di questi LED SMD da questa striscia. Su queste strisce LED è presente anche un supporto adesivo sul quale è saldato il LED che dovrò rimuovere. Dopo averli tagliati è il momento di rimuovere anche la copertura di silicone presente nella parte superiore. Con l'uso di un cutter e con molta pazienza vado a rimuovere questa parte di silicone superiore. A questo punto devo dissaldare questo LED dal suo supporto adesivo. Prima però vado a verificarne il buon funzionamento e anche a segnare la polarità con un pennarello rosso. Con la mia solita piastra per componenti SMD vado a dissaldare questo LED dal suo supporto flessibile. Una volta arrivata a 200 gradi la piastra, il LED si dissalderà facilmente senza danni. A questo punto, una volta dissaldati tre LED, uno di scorta, andiamo a saldarli sul circuito stampato. Essendo l'originale a quattro piedini, però, dovrò inserire questo diodo in diagonale per prendere sia l'anodo che il catodo. Metto del flussante Amtec NC559 per facilitare il processo di saldatura. Si tratta di un flussante di qualità, il cui link metterò in descrizione. Una volta che lo stagno diventerà liquido, posso andare ad inserire il mio nuovo LED in diagonale. Vi ricordo che i LED sono dei componenti molto delicati e quindi è bene non insistere troppo sulla piastra di saldatura. Se avete delle domande potete inserirle nei commenti qui sotto e cercherò di rispondervi prima e meglio possibile. In descrizione troverete tutti gli strumenti e i prodotti utilizzati nei miei video, attraverso l'acquisto dei quali potete contribuire al mio canale. Bene, una volta saldati questi due diodi, andiamo ad effettuare delle prove alimentando sulle piste del circuito stampato il diodo attraverso il solito test di continuità e in questo caso la mia pinza UNIT è un ottimo strumento di test per questi diodi. A questo punto che abbiamo effettuato questa riparazione, andiamo a provare questa barra LED fornendo l'alimentazione a 13 volt necessaria. Con l'aiuto del mio fidato mini alimentatore variabile vado ad alimentare i morsetti del connettore con la tensione di 12 V e a questo punto i LED si illuminano. Da notare che questi due nuovi LED riducono anche l'assorbimento del principale portandolo a 50 mA circa, con una conseguente minore luminosità di tutta la barra LED. Comunque è sufficiente per superare la revisione. In un momento successivo magari sostituirò questi LED con quelli originali ad alta luminosità. Bene amici, anche per oggi è tutto. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Come al solito vi invito a condividere, mettere like e eventualmente anche iscrivervi al canale. Io vi ringrazio per la visione, ci vediamo alla prossima volta. Thank you.